Bravissimo. Abbiamo ancora un attimo, scusate. C'ho la bocca allappata. Un altro pass, che sapore ha? Ma il sapore di una bella bellissima conferma. È sempre bello, è sempre emozionante gareggiare qua e vincere qua. E oggi è stata veramente una vittoria di carattere, perché come ho detto alla Rai, questa settimana è partita con uno scossone, perché un mio caro amico delle mie parti di Udine lunedì ha deciso di suicidarsi, e questa notizia mi ha un po' tolto la serenità. Però insomma è stata una prova di carattere, non ho gareggiato da solo, infatti questa è per lui. Ancora più difficile e ancora più valore un pass con il record italiano che ti ha valso il bronzo europeo sfiorato. Sì, infatti il trend è buono, il risultato di quest'estate non è stato un miracolo frutto del caso, è stato semplicemente la capitalizzazione di un paio d'anni pieni di sforzi, di sacrifici e di allenamenti al limite, quindi sto continuando per questo e spero di proseguire così. 2 anni fa per il tuo primo passo mondiale piangevano tutti, e non si vede spesso in una tribuna piangere per un amico, adesso ormai ci sono abituati. Sì, ora spero di averli fatti piangere a Glasgow e speriamo di continuare a farli piangere sempre con risultati più altisonanti da un ragazzo normalissimo, forse quello che li fa un attimo partecipare di più. L'ultima vasca, hai provato a fare la bomba, no? Sì, diciamo che in allenamento facciamo allenamenti che ci portano sempre vicini al nostro limite, ogni giorno, anche se siamo stanchi, eccetera. Ed è in questo che si vede, cioè quando ti senti in forma, ti senti di poter fare bene, tirare la sub a 15 l'ultima e chiudere veramente forte è semplicemente il risultato di una preparazione maniacale.